Oggi cucinano tutti, anche i soliti idioti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Natale si avvicina. E se uno non è tanto abituato a cucinare, come fa? Come affronta un pranzo della vigilia, un pranzo del 25? Allora abbiamo pensato di fare un menù per i principianti, goloso ma veloce, sempre per Natale. Allora, incominciamo con un sushi all'italiana, che è poi pane arrotolato con dentro il salmone, il formaggio, e lo facciamo con i soliti idioti. Vediamo se sanno cucinare. Poi facciamo delle lasagne con carciofi e prosciutto affumicato, che sono facili e buonissime. Poi viene un esperto che già conosciamo, molto in gamba, con cui facciamo un manzo affumicato con purè di patate e cipolle. E infine, insieme al panettone che non si cucina, presenteremo un crumble di pere e muesli e cioccolato, facilissimo, molto buono. E allora mettiamoci a cucinare. Ciao Bruno, che fai tu di buono? Io oggi ti faccio un americano allo zenzero. L'americano quindi piace tanto a Fabio, quindi male. Insegnamelo bene, così magari per dai, Natale gli faccio questa rivisitazione sorpresa. Che è molto facile poi da fare a casa. Dai, poi, bene. Perché praticamente è composto da una parte di vermut rosso, una parte di bitter e poi della soda. Però noi la particolarità di oggi che ci andremo a mettere dello zenzero shakerato all'inizio. Bello, insomma, bellissimo. Allora, io invece ho subito messo del burro, ne ho messo un bel pezzettino in padella e ci faccio rosolare le pere perché facciamo un crumble, diciamo una coppa di pere con il gianduia e un crumble. Ma il crumble non lo stiamo a preparare, io però devo spostare un attimo. Non lo prepariamo come al solito con la farina, il cacao, come facciamo, che è veloce ma è comunque più impegnativo. Prendiamo il muesli, quello già pronto, e così ci portiamo avanti. Quindi è proprio una cosa immediata. Ok, secondo me basta. Io qui ho tagliato, diciamo, una pera intera a pezzettini piccoli. E la faccio anche un po' caramellare, perché qui ho 100 grammi di zucchero. Allora, diciamo che per due pere ci vogliono un 30-40 grammi di burro e 100 grammi di zucchero. Io qui non ho messo due pere, ne ho messa una, quindi metto un pochino meno zucchero, perché sennò con il gianduia rischia di essere un po' troppo dolce. Anche un po' di cannella, che sta sempre bene con le pere. Ok, e qui facciamo caramellare e mescoliamo la cannella, va bene. Ma sai che forse ancora appena appena ci può stare. Intanto qui ho la classica crema alla gianduia, no? Si sente un buon profumo, vero? Pere e cannella. Cosa faccio? La scaldo un po', anche se è bella. Vabbè, io la scaldo un attimo, però mi sembra già abbastanza morbida. Se la vostra è un po' più dura, dargli una scaldatina aiuta, Magari, ecco. Metto un goccio di latte. Io ho aggiunto il vermut rosso e adesso bene. Aspetta, tu me lo devi aprire. Ricordi, guarda. Arca, è vero! Col petto sotto, non si apre manco così. Vai. Cadè, prendo la frutta. La miseria. E adesso il bitter. Ok, perché bisogna metterlo così, certo, il bitter, se no non vale. Se no non vale. Un giorno o l'altro me lo tirerà in testa, io lo so. Ho messo un pochino di latte in modo da rendere la crema più liquida. Spengo e ci siamo, adesso assembliamo. Ok. Invece di renderla più liquida. Vale, questa, vedi, la lume di candela. Vai. Cominciato benissimo oggi, Mannaggia. Bruno, lo zenzero perché non lo grattugi? Bruno, perché ma non perché lo grattugi? Poi così non ho neanche guardato, però. Di solito a me non piacciono i pezzettini che quando uno beve nella cannuccia entrano e quindi si sentono in bocca. Brucia. No, perché non l'avevo spento, ragazzi. No, oggi non è giornata. Scusa. Ma ce ne abbiamo tanti di quelli, li useremo. Una deficiente. Un
una deficiente. Va bene, ragazzi, bando alle ciance, adesso facciamo il piatto. E qui ho aggiunto un po' di latte, ma un bel po', in maniera tale da rendere questa crema veramente un po' liquida, ok? Ce l'abbiamo fatta. No, perché dico, adesso arrivano i soliti idioti che faranno sicuramente casino. Se già io da sola riesco a fare tutto questo casino, prevedo dei veri disastri oggi. Allora, facciamo, io metterei sotto una base di muesli, che in realtà è un crumble, no? Lo consideriamo un crumble. Prendete quello che è un po' agglomerato, vedete, così, che non ha dei pezzi troppo grandi, lo scegliete, ce ne sono tanti tipi. Poi mettiamo un po' di pera, poi decidete voi, lo fate un po' come piace a voi, Poi cosa mettiamo? Un po' di cioccolato? Sì. Io farei due strati, poi metterei ancora un pochino di crumble. Prendi un altro cucchiaio. Certo, bene. Tu hai finito, Bruno? Io ho finito. Come al solito finisce prima di me. Poi adesso un po', scusami. Vai. Ancora un po', fammi finire il piatto così. Poi se non bruciate le presine è proprio una roba veloce che non crea neanche troppo disagio. E finisco con appena appena un pochino di perfetto, musli. Dai. Perfetto. Bello? Se proprio volete esagerare, anche un gusto di caramello, quindi usando un po' di salsa al caramello ci sta bene. La salsa dolce al caramello, proprio per completare l'opera. Zacchete, non è per niente male. Che dici? Bellissimo. Allora. Non suonare, cosa suoni il campanello ancora? Sempre. Allora. Così. Stanno arrivando Fabrizio e Francesco, dei soliti idioti. Attenzione. A questa invasione pacifica, in tre saremo in cucina. Ho capito, ma se mi fai mettere la mano sulla maniglia, come faccio a entrare? Ciao, state già litigando? Ciao, ma che bello. Come stai? Bene. Ma io sono troppo contenta. Quello lì fuori, per cortesia, mandatelo via. Vai via, Basta figa! Ma insomma, ma come? Ma voi conoscete i miei ossi? Sì, dai, buono, non puntare le mani contro la parola. Vai a sedere. Ragazzi, voi dovete venire qua, guarda, no, cominciamo bene. Ti spiego, perché lui fa sempre la comparsa nei soliti idioti. Ah, ho capito. Ha fatto il papa anche una volta. Stai zitto, non parlare, che c'hai 15 anni. Il microfono. Avete già fatto casino, ragazzi. La calamita. Guardate, vi presento Bruno. Ciao, sì. Ciao Bruno. Ciao Bruno, benvenuto. Ciao Bruno, come stai? Lo conosciamo, noi ci seguiamo sempre. Allora, vi ha cucinato, vi ha preparato un cocktail speciale. Oggi è americano allo zenzero. Sì, ma io non lo bevo, ragazzi. Beh, grazie. Adesso tu lo bevi. Tu adesso la devi bere, va bene. Sei venuto ospite, cosa fai? Ma il bucato? Fai assaggiare un attimo. Ma voi sapete cosa cucinerete dopo? Certo. Cosa ha fatto? Si è sporcato. Ma dai! È stupido! Ricapitoliamo la mia coppa e poi con i soliti idioti, con Fabrizio e Francesco, facciamo un sushi all'italiana. Sushi all'italiana? Sì, sì, sì. Particolare. Per un va bene. Ricapitoliamo. Vai, via. Ma anch'io lo voglio girare, aspetta. Vai, gira. Piano. Ho tagliato a pezzetti le pere, le ho rosolate con lo zucchero e il burro, ho aggiunto la cannella, ho scaldato leggermente la crema gianduia con un goccio di latte. Ho composto i bicchieri alternando muesli al cioccolato, pere e crema alla gianduia, ho completato con un po' di salsa dolce al caramello. Mi sembra di essere una professoressa con i miei due allievi, Francesco e Fabrizio. Siamo noi. Allora, voi sapete quello che dovete fare? Stai fermo, ecco, che stiamo facendo nello studio televisivo, ma quando tu registri viene uno con i mattarelli a romperti le balle. Lo vedere che rumore faccio. Stai fermo! Voi quando fate i cinesi, però, insomma, avete una certa praticaccia, no? Con la la si cucina a noi un sushi. Io per quello, scusami. Se tu sei venuto a trovarci. Certo, avete picchiato mio marito. Per forza, mi avete insultato. Cioè, quel faccione ti viene proprio da pigliare la schiaffo. Va bene, incomincia. Che si fa? Allora, si fa il sushi all'italiana. Incominciamo
Guarda, veramente. No, c'è la sicurezza. Madonna, guarda, è difficile. Li usiamo i fornelli o no? No? No, infatti, come per i bambini, ho pensato i fornelli, meglio di no. Grazie, Benedetta. Ti ringrazio perché ci dai sempre questa fiducia. Però voglio usare i fornelli. Dai, fermo, no, che ti esplodono gli accendini. Allora, io direi di mettere. Questo è formaggio cremoso. Sì. Mettiamolo in una ciotola un po' più grande. Lo metto io. Dai. Insieme. No, non tutto o un po'? Guarda. Tutto! 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 Lo mescoliamo con un po' di... Voi sapete cos'è questo? Uno per uno. Sembra i due... Allora, Matilde e Leonora, uguale. Mescolo io. Gli spacca la cucina. Questo lo dobbiamo mettere un dentro. Un pochino. Che cos'è? Così, la erba? Questo è zenzero. No, erba cipollina. Ah, un pochino, basta. E un pochino di aneto, se vi piace. Sì, buonissimo. Mangio così, poi. Ma no, è cattivissimo. Vuoi un goccio d'acqua? Guarda, c'è la mia bottiglia. C'è il tuo cocktail. Guarda che c'è il tuo cocktail. C'è il tuo cocktail. Beviti questo, guarda. Sì, leggero, leggero. No, beviti lo sbagliato. Ma non so se si può bere quell'acqua lì. L'acqua di Milano, ragazzi, è buonissima. Buonissima, vero? L'acqua di Milano, diciamolo, è buonissima. Bevete l'acqua del rubinetto. Facciamo anche gli ecologici, adesso non... Niente. Ma stai parlando seriamente? Parlo seriamente. Ma la gente ogni tanto capisce quando parli seriamente, no. O ti prende sempre... No. Perché è difficile con loro, quando poi cambiano registro, ti dicono qualcosa di serio... Però una roba seria... Dici, ti sta prendendo... No, non prende in giro nessuno perché l'acqua di Milano è buonissima e si risparmia sulla tanta plastica. La plastica, è vero. Questa allora stanno parlando sul serio davvero, ragazzi. Meritano un applauso, è vero. Adesso non rovinate tutti. No. Io quando è che cucino? Non allora, capito. Tu adesso cucina, stendi. No, ma intanto vedi c'è che qualcosa... devi fare molto più. Allora. Ma voi cucinate, tra l'altro? Cioè, sul serio, quando siete a casa, ogni tanto vi improvvisate o andate sempre a mangiare fuori? No, Fabri cucina di più. Sì, sì. Lui è... Sì, serio? Sì, sì. Noi abbiamo vissuto insieme per un periodo. Io cucino surgelati, ma benissimo. Si parte da una materia surgelata, ma poi bisogna cucinare. Poi surgelati, guarda, tante volte... Io ho visto anche tu, usi io spesso sempre surgelati. Surgelati, infatti, e quindi insomma... Poi tu, visto che fai una cosa che... Cioè, metti sempre dita dappertutto. Sì, è vero, va. Mette dita, sta... fa schifo, scusa, uno che guarda no, il televisore. No, se lo fa lei... No, se lo fai tu, sì, tra l'altro. Vabbè, è vero, però è vero, hai ragione. No, è vero, però in effetti uno nella sua cucina... Un po' assaggia, sì, no? Sì, giusto. L'abbiamo mischiato abbastanza, dobbiamo mescolarlo. No, va bene. Okay. E allora adesso prendiamo il pane in cassetta. Sì, insieme. Uno per uno. Uno per uno. Così vediamo. Proprio la mamma oramai ci tratta come... Sì, bellissimo. Ecco, okay. Un mattarello per uno. E dovete stenderlo un pochino. Perfetto. Perché deve diventare un po' la base del sushi. Ecco, vedi? Ma così, ecco un po' di là. Ups. Perfetto. Ok, mamma che bravi questi ragazzi. Io sì, ho fatto, bravo, io ho finito. Bravo, vediamo com'è venuto. Ho capito, ma a me mi ha distratto. Molto bene. Molto bene. Adesso ci mettiamo il formaggio sopra, perfetto. Un pochino. Ti do un altro cucchiaio. Bello, mi sembra di c'è fare una scuola di roba, non è mischiata. Grazie. Bene. Ma questo potete rigiocarvelo a Natale. Che cattiveria. Ma sì, che lo metti da pari. Senti, ma nel film che esce il 20 di dicembre ci sono i cinesi? Cioè, cucinate, siete nel vostro ristorante oppure no, non c'è? Guarda, quel... questo non te lo possiamo dire perché è top secret, perché capito. È top secret, però ti possiamo dire. Ma come dire... finisce? Cosa il film? Che muore. No. C'è una morte. C'è una morte. I personaggi nostri muore. Veramente? Sì, 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 c'è una morte. No, ma è tragica questa cosa. Sì, è un film drammatico questo. No, ma no! Ho visto che cascava della forfora. Dai, ma sei veramente una roba schifosa. L'hai rotto. No, l'ho rotto. E adesso lo usi rotto. No, mettici il formaggio. No, ma io questo lo devo spalmare così. Così, grazie, che mi dai una mano. No, comunque il 20 dicembre esce il nostro film. E si chiama I due soliti idioti. I due soliti idioti. I due soliti idioti perché praticamente questo film comincia laddove il primo film è finito l'anno scorso. Quindi è proprio un sequel, insomma, in tutto e per tutto. I protagonisti sono chiaramente Ruggero e Gianluca, ma ci sono tanti altri personaggi dei soliti idioti che entrano dentro questa storia. Diciamo che quest'anno è più una storia, l'anno scorso era cioè più strutturata. Sì, guarda che lui è molto più bravo di te, cioè ha iniziato molto dopo perché l'ha rifatto. Sì, ma perché non lo voglio umiliare. No, guarda, cioè, vedo una discrepanza. Sì, ma a me piace fare la figura di quello che un po' non è capace, poi se vieni a cenare da me una sera ti stupisco, poi vedrai.
Allora, mettiamo un pochino di... No, basta mangiare. Un pochino di rucola, ma non tanta, perché sennò non lo chiudete più. Così, poca. Ma se, mi raccontate come vi siete conosciuti voi due, che mi interessa. Allora, noi ci siamo conosciuti... bei ricordi, ma... quanti anni fa? Ma è stato amore a prima vista, oppure... 15-18. 15-18 del 15-18. No, ci siamo conosciuti nei corridoi di MTV nel 2000. Mm-hmm. Lui faceva un programma che si chiamava MTV Mad, mm-hmm. io facevo un altro programma che si chiamava Select. Mm-hmm. E allora sai come quando a scuola incroci qualcuno per i corridoi e capisci subito che andrai d'accordo con quel deficiente? Esatto, vi siete trovati. E così ci siamo trovati. E chi è il deficiente, non capisco. Me ne sono lavata. Io no, perciò prendo con questo. Ok, e come è nata l'idea? È nata subito l'idea di fare qualcosa insieme così? Ah, se vai, ci metti un'ora. Lo so, mi sei rotto. Ma guarda, subito l'anno dopo abbiamo fatto insieme la seconda edizione di MTV Mad. Nel senso che io mi sono aggregato al loro gruppo. E MTV Mad era un po' un programma embrionale dei soliti idioti. E da lì schifo che stai facendo. Però, e poi abbiamo sempre lavorato un po' insieme negli anni. Okay? Abbiamo sempre fatto qualcosa insieme, ognuno faceva la propria carriera, però poi finivamo a lavorare insieme. E nel 2007 poi è nato I Soliti Idioti. Però, guarda, però devo dire che sul set con Francesco, a parte gli scherzi, te l'ha rubato tutto. È stato il colpo di fulmine. Cioè la prima volta ci siamo trovati insieme a recitare, ci siamo trovati proprio... Sì, un'alchimia pazzesca e io devo dire che una delle cose... delle mie fortune, mm-hmm. la vita dice questo sta le tue fortune, una è stata incontrare questo ragazzo. Vedi, mamma mia, mamma mia, ecco, lo sapevo. Un po' di presente. Però è vero, insomma, le coppie... Grazie, non mi serve più te, signora figlia. Mamma, è sporco di salmone, signora, chiedo scusa. Allora, adesso... Odora anche, non fidandosi. Non so se voi siete pratici di questa cosa, di bisogna rollare. Arrotolarlo. Ho detto arrotolarlo io, Andelli. Però aspetta, perché non per così, no? Io lo arrotolerei per così. Ah, come? Ragazzi. Ah, per il largo, per il lungo, non per il largo. Però posso provare? Proviamo. Bravo. Bene, mi sa che fa... No, tutte e due bravini, devo dire. Il filtro l'hai messo. Ma bravi, veri? Io l'ho chiusa a bandiera proprio, guarda. Senza neanche doverla leccare, guarda che figata. Fumi aspetta anche che meno carta. Mi ha avanzato un pezzo di salmone che si portava di fuori. Accendino, Fabri? È fatta benissimo. Guarda che roba. Bravo, Fra. Bravissimi. Poi questa Gianluca la prendi? E poi e butti fuori sempre. Allora, direi che è perfetta, tanto che, allora, di solito bisogna avvolgerlo nella pellicola e tenerlo un po' in frigo, no? Ma tu ne hai già uno pronto, io userei i vostri, perché sono più bellini, usiamo i vostri, no? Li mettiamo nella pellicola? No, cioè usiamoli direttamente, secondo me li avete chiusi bene. Mamma mia, che stai a fare? Perché voglio usare i più attrezzi possibili. Sto facendo un'operazione a cuore aperto. Allora, adesso io vi do dei coltelli. Ecco, tu l'hai già preso. Sì, eccolo uno. Allora, uno e due. Prendilo. È diventata una lotta. E facciamo dei rotolini. Come? Li tagliamo? Sì. Così va bene, secondo te? Come pare a te. Però... Forse... niente, forse questo qua va meglio con il... No, va... O va meglio questo? Questo va bene, guarda, guarda che roba. Guarda che roba. Bello, lo stringiamo appena appena. L'ho rollato guarda un po' che largo. Bravo, l'ho fantastico. Rollato un po' largo. Guardate che belli, ma dai, ma bravi. Questo è bellissimo. Posso dire ragazzi. A prova di idiota questa ricetta? È questa veramente è anche qualcuno che è morto tra vedo, il pubblico. Ragazzi, dica, c'è scritto dica. Allora tu mi devi chiedere qualcosa, io dico dica, e lui però non può dire quell'altra cosa che dice lui di solito. Vedi, allora ci metti già in difficoltà. Che cosa non posso dire, Gianluca? Sono enormi, però secondo me sono bellissimi. Abbiamo usato tutto il formaggio, porca sì, miseria. Sì, io ci ho messo troppo salmone, vero? Però se avanza un po' di formaggio così, voi spennellate intorno. Appena appena, così, e poi lo asfaltate. Come per fare una piccola collina, cioè per fare tipo una piccola collina. Un pennello. Ne vuoi uno anche tu, te? Allora, ne asfaltiamo due o tre, ci siamo. Sì, se no ci mettiamo troppo Vai, tempo. Oh, quindi mi raccomando, perché però, il 20 dicembre c'è il nostro film. Ma posso portare le mie bambine? Certo che puoi, basta che le tappi gli occhi e le orecchie.
perché loro vi adorano, capito? Le devi portare. No, no, le puoi portare. Sì, dai, cioè, è tutta ironia. Si sa che Ruggero è un personaggio scorretto. Cioè, certo, infatti, bisogna certo. spiegare ai bambini semplicemente che Ruggero è un personaggio volgare, cattivo, incarna tutti i difetti degli italiani. Quindi è catartico, bambini, no? Sì, è un modello negativo. È un modello negativo, basta dire ai bambini che tutto quello che fa Ruggero non si deve fare. E i due bambinetti invece, anche, quello, anche. Tutto quello che fanno loro. Tutto quello che fanno loro non si deve fare. Va bene. Ma quanto ci metti a mascherarti da Ruggero, che questa cosa mi aveva colpito? Per mascherarsi da Ruggero ci vogliono 4 ore e mezza. Madonna, tutte le ragazzi, mattine. Lo cioè. Capirai. Gli ci mette 10 minuti. Infatti, bastardo. Ma se la faccio da scemo ce l'ho già di migliore. Dai, come asfalta. Rotola lì nel... Così. Così? Sì. Sì, non si sono asfaltati proprio del tutto. Vabbè, forse perché non ho messo abbastanza formaggio, perché... Non però proprio... dai, l'idea c'è. L'idea adesso di asfaltamento. Però, no, ma non sopra. Vabbè, ecco qua. Guarda dai. Che bello. Ah, lui è bravissimo. Guarda, però. Guarda il suo, bellissimo. Ma non nel precisino. Ti prego, Alberto, guarda Mamma la precisione mia, di questo. Il precisino. Bellissimo, anche dentro. Non ho parole. Ma tocca magnasselo, Gianluca. Senti, cosa fate a Natale? Lo passate insieme o no? No, no, noi non, più. Non ci sopportiamo più. Esatto, noi non ci frequentiamo, cioè anzi siamo in causa. No, ma avete tempo di vedervi anche fuori o sì, prendete un po' di pausa? Ma in realtà poi noi... sono sempre brutti. Io sono sempre tipo con l'allopecia, però fa niente. Sì, esatto, stavo per dirlo io, ma era troppo scorretto. Lo so, è perché d'altronde io queste cose... Beh, meno male che ci sono i miei, dai. Dai. Male. Io ragazzi devo dire che non siete stati bravi, di più. Di più. Ho detto di tutte e due. Ci dai un bacio? Allora, aggiungo, io non aggiungo neanche gli altri, ma un bacio con il rossetto però, che sì. si vede così. Io mi vergogno troppo. Vabbè, ecco, dai, fatti dare un bacio. Ecco, vi ho anche sbalciato tutte. Venite qua. Allora, tra l'altro, oltre al film, anche il libro esce, ormai sì, no, sì, no, una copia qui del è già libro, uscito. È il nostro libro, questo, veramente, l'abbiamo scritto con Quanto amore. Quanto ci hai messo a truccarti così? Beh, niente, così è truccato. Una parrucca e via, praticamente. No, beh, libro già uscito, sì. Film il 20 di dicembre, imperdibile. Sì, e sì ma il libro compratelo però, certo. Dai. Certo, come è intitolato? Uno dice, no, ma io vado a vedere i film, il libro non lo compro. Vai a vedere i film e compri anche il libro, certo. Hai capito? Dai. Accendi la lucetta rossa. Attivate il film, sì, compri anche il libro, hai capito? Perché sono anche a casa no, tua. Ma stai tranquillo, non ti preoccupare. Mamma mia. Fabrizio e Francesco, grazie mille, siete stati anche bravissimi. Grazie. Troppo simpatici, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Vi regalo il libro, questo ve lo regalo. Ah, no, grazie. Sì, grazie mille. Grazie. Grazie. Come finisce? Abbiamo mescolato il formaggio con erba cipollina e aneto, abbiamo steso il pane per tramezzini con il mattarello e ci abbiamo spalmato il formaggio. Abbiamo completato con poca rucola e le fettine di salmone affumicato. Abbiamo arrotolato il pane, abbiamo tagliato i rotolini, li abbiamo spennellati con altro formaggio e li abbiamo ripassati nei semi di papaver. E adesso una tavola da principianti. Per cui non c'è neanche il problema di stendere la tovaglia, perché queste che vedete, che fanno un effetto meraviglioso, in realtà sono tovagliette americane che noi abbiamo legato l'una all'altra, semplicemente creando questo effetto quasi di pizzo e giocando quindi tutto sulle trasparenze. Tanto che non ho voluto neanche mettere il tovagliolo così perché rovinava l'effetto, ma l'ho appoggiato in una maniera un po' azzardata alla sedia. Ma adesso facciamo un piatto che mi incuriosisce moltissimo, con Stefano De Lorenzi, che saluto, ringrazio per essere tornato, ciao. Allora oggi vi vorrei proporre un piatto pensato a quelli che vengono invitati a casa da amici, che gli fa sempre vedere, guarda io che barbecue fico che ho, e uno rimane sempre, io non ce l'ho. Io non ce l'ho, aiuto. Allora faremo una cottura senza grassi, quindi senza autocombustioni, con una nota leggermente affumicata. Cioè, facciamo una affumicatura casalinga. Casalinga, sì. Una affumicatura in cottura. Ma certo. Cosa affumichi? Una cipolla? La carne, affumico la carne. Ah, perché non la vedo. La carne ce l'abbiamo in forno, okay. Che si sta preriscaldando. Ok. In modo da non avere poi uno shock termico quando andiamo a cuocere, altrimenti la carne, le fibre si strizzano
c'è una fuoriuscita di liquido e la carne mi rimane dura. Ok, ok. Quindi noi la preriscaldiamo sui 50 gradi. E quanto deve stare in forno a 50 gradi? Bah, preriscaldato il forno, poi possiamo anche spegnerlo, la lasciamo lì 10 minuti, un quarto d'ora. Ah, non è una cosa lunga? Sì, no, no, no. Ok. No. Intanto cominciamo dalle patate, perché l'accompagneremo con un purè di patate al forno con la cipolla. Quindi andremo a fare le patate e le metteremo in forno a cuocere con la cipolla e gli aromi. E poi, una volta pronte, andremo a frullarlo. A frullarlo. E così rimane aromatizzata la cipolla, buono, io adoro e la così cipolla. Rimane tutto aromatizzato. Allora, bene, cominciamo dalla patata. Oh, com'è pacato Stefano, dopo, dopo Fabrizio e Francesco. Cambio registro. Allora, tagliamo le patate a pezzi. Certo ti è andato un coltello, sì. Ma l'hai voluto tu? Mi è andato, ho chiesto un coltello da uomo, però effettivamente è un po' troppo. Dai, te lo do io un coltello da uomo, va? Straordinario. Ho chiesto, ma avete anche un coltello da uomo? Mi ho portato questa sciabola. La ricetta è pensata anche proprio per i ragazzi che, non so, vogliono fare bella figura con l'amoroso. Sì. Cosa gli faccio? Bello, bello. Allora gli dico, te la faccio io la ricetta. Giusto. Allora, intanto immergiamo le patate e gli diamo una sbollentata un pochino. Per un quarto d'ora. Ok. Io mi dimentico sempre il sale, mi raccomando, pensate. Anch'io, anch'io, me lo dico. Invece la cipolla la metti poi direttamente in forno. La cipolla adesso andiamo a tagliarla, a fettine sottili. E questo è un piatto che servi nel tuo ristorante, lo zenzero? Questo è un piatto che stiamo servendo al ristorante. Dov'è così scoprite anche i segreti. Mi dimentico sempre di non spiegare i segreti. Dov'è il tuo ristorante? A Grumolo delle Abadesse, quindi siamo a Vicenza. A Vicenza, esatto. La zona di produzione del riso tipica. Certo. Allora, dimmi, cominciamo però con la carne. Sì, allora, sì, prendiamo sì, una molto padella. Curiosa. La mettiamo sul fuoco, altra mi insegni come si accende? Sì, caro. Grazie. Ma se vuoi un fuoco più potente facciamo tu, perché non sì, è fortissimo, cambio, se no, io lo so. Ma perché i fuochi di uno chef come si accendono? Diversi. Ma no, è un po' diverso, se le cucine sono un po'... Ne è lì con l'accendino. Sì? Sì, così è. E cioè, avete tutta la, come si dice, la carta, quella stagnola sul... Ma non solo, anche la pellicola trasparente sulla cappa aspirante. Ma davvero? Tutta stanchi, la butti via e non stai lì giornate. Come quelli che comprano il divano e ci mettono sopra la plastica, siete uguali voi. Dai, non cosa ti interrompo dire? Più. Scusate. No, no, la padella sempre molto calda. Va bene. Adesso andiamo, prendiamo la carne. Che carne hai scelto? Io amo molto il sottofiletto di manzo, perché ha un sapore un po' più dolciastro. Quasi fegatoso. È comunque sembra una carne morbida, non è grassa, come vedete. Sì, sì, voglio sentire. Esatto, tiepidina, quasi come la pelle, sarà un 36 gradi come la pelle. Andate umana. Dal macellaio, scegliete un po' il taglio di carne che preferite. L'importante è non fatevela passare, che loro hanno tutta una macchina con gli aghi che fa. No, no, no. Tenetela intera, chiedete un pezzo di carne che abbia una buona frullatura. Così rimane più morbida. E quando andate a lavorarla, anche per girarla, non infilzatela mai con la forchetta. Prendete sempre una pinza e cercate di non forarla mai. Proprio quella lì. Caldo, caldo, sì. La padella, secondo me, ci siamo. Allora, cominciamo la rosolatura. Sì, meno male. Io non uso olio, non uso assolutamente niente. Tu sei proprio per togliere. Per togliere, esatto. Se volete salare o pepare, potete farlo, perché chi vi dice che la carne poi rimane dura non è assolutamente... Non è vero, ok. Ma è bello, perché poi Stefano arriva sempre con pochi ingredienti. Sono degli chef che arrivano che non riesci neanche... Invece Stefano con tre cose. Pac! Questo è un piatto che sì, possiamo fare tranquillamente a casa, molto facile, anzi vi invito però a Però hai provarlo. Detto che fai un po' di fumo, attenzione. Attenzione che dobbiamo portare i vestiti in lavanderia. Gli effetti speciali. Io lo so. Noi siamo abituati a usare le mani, scusate. No, no, temperate. Ma va bene, basta che non ti bruci. E la carne qui è pronta. Ok. Via. Adesso lasciamo la padella sul fuoco che scalda, scalda. Non me la bruci? No, deve scaldare, lasciamola scaldare. Nel frattempo, io direi, scoliamo le patate. Spegniamo il fuoco. Ah, proprio non ti piacciono sti fornelli, Ma che questi sono a gas, a volte mi capita quelli a induzione. No, quelli guarda, lasciali perdere, che anch'io faccio fatica. Ecco, io
ho accorciato i tempi, ho dato solamente qualche minuto. In realtà, un quarto d'ora, esatto. Okay. Qui serve solo per farvi vedere un attimino come funziona il procedimento. Ci mettiamo la cipolla. Ci mettiamo qualche aroma. Salvia, hai messo rosmarino. Un po' di salvia, un po' di rosmarino. Non troppo, che non venga troppo aromatico. Un po' di sale. Mi sta bruciando la padella. No, va bene che si bruci. Lasciamola bruciare. Un po' di... No, ma scherzo. Dai, molliamo la padella. No, sennò poi mi dice... No, ma scherzo, ha bruciato la padella, dai. Non lo vogliamo più. No. Un po' di olio. E un po' di sale. Ecco, quel sale fino. E andiamo ad infornare. Non è zucchero. A 150 gradi per un quarto d'ora, finché la cipolla non comincia un po' ad imbiondire. 150 gradi, un quarto d'ora. Va bene. Accessorio magico. Questo è un frangifiamma. Schizzi. Lo usiamo come griglia di sospensione per andare a cuocere la carne. E ecco perché lo volevi così bolle. Oh, sto incominciando a capire. Una padella perfettamente identica la mettiamo sopra e creiamo una camera di combustione. Bello. Qui creiamo al centro un forte calore. Adesso la carne la metteremo esattamente al centro e si crea questo forte calore che mi va a cuocere la carne senza grassi. I grassi della carne scendono e quindi rimane una carne molto leggera che non ha neanche bisogno di olio poi sopra. Ma forte questa cosa. Dai, facciamolo. Allora, padella molto calda, il tutto molto caldo. Adesso voi dite, ma come andiamo ad affumicare? Io ho sempre le cose in tasca. È vero, l'altra volta c'avevi... Con un legnetto. Ma bello, mettiamo legnetto qualunque. Il legnetto nella padella, senza nient'altro. Ma forte, che legnetto è? Deve essere un legno di sandalo. Ma un legnetto che trovate, basta che sia un legnetto secco. Adagiamo la carne sopra. È fantastica. Mettiamo sta la cosa. Padella. Basta, noi possiamo anche andare. Ok, ciao. Quanto tempo? Io consiglio dei 3 ai 5 minuti di cottura, non troppo. Pochissimo! Sì, sì. Va bene, vedete, dai. Che comincia a fumare. Ma te l'ho coperto, sì, no, ma è solo per far vedere che comincia a fumare. E io sono già preoccupata. Ti le patate. Un caffè intanto? No, dai, scherzo. Le patate le abbiamo pronte. Per magia le abbiamo pronte. Tu vuoi una presina, quelle che non ho bruciato? Tieni. Ne basta una. Hai visto, c'è anche il campanellino. Ok. Perché adesso finiamo, facciamo il purè. Una volta che è pronto il purè, è pronta la fumicatura. Vai. Allora, abbiamo bisogno di un passaverdure. Ma sì, perché usare... No, questo non va bene, le rende collose, vero? Il tritatutto. Dimmi cosa posso darti. Crepi l'avarizia. Ma si sente già un... Ah no, il profumo delle patate, non è la carta. Ti posso aiutare, Stefano? Sì, questa è una cosa proprio che devi far tu, no, perché a me questo aggeggio infernale qua non mi viene proprio, guarda com'è, non andiamo d'accordo. Anch'io l'odio, infatti la pappa al pomodoro non la faccio quasi mai perché devo passare anche le... O le tolgo? Vai. Vabbè. Ma sei bravissima. Anni. Ecco, adesso noi avevamo la fiamma un po' bassa, in realtà la fiamma andrebbe proprio una fiamma viva e allora comincia lo screpitio del legno che si sente, comincia la nota, comincia a fumare. No, ma è subito pronta, guarda, dobbiamo fare il purè una volta fatto il purè. Ah, sto purè! Ho l'aiutante un po' fiato oggi. Sono proprio di corvée. Vai, to! Allora. Ma questo lo diluisci poi con latte? Con un po' di acqua di cottura delle patate, quindi leggerissimo. Ricordate di non buttarla. Ok. Ne mettiamo un pochino, proprio poca. Si sente il legnetto, che forte. Una frusta che penso troverò qui. Qui. E andiamo a... Un altro po' di acqua. Fantastico. Sì, questo è proprio un purè semplicissimo, però la cipolla lo rende anche più dolce. Buono, mi piace. Voglio fare subito anch'io.
Dobbiamo renderlo un po' cremoso, no? Che non sia troppo impaccato, troppo asciutto. No, guai. Sennò... Però neanche troppo liquido. Adesso noi abbiamo usato una patata che sta tirando un sacco di acqua. Hai qualcosa contro le mie patate? No, ci manca. Le patate milanesi. Ma... Se, signor Stefano, sono qua. Buongiorno. Buongiorno. Secondo lei, se si mette un pezzetto di legno di castagno oppure di tiglio, si aromatizza la carne o non c'entra nulla? Allora, una curiosità. Ecco. Così, no, invece potreste fare la prova con i vari tipi di legno che danno affumicature sempre diverse. Vabbè, grazie. Noi adesso dobbiamo fare un procedimento abbastanza veloce, avevo una pinzetta. La pinza? Eccolo qua, wow. Apriamo. Ma guarda che forte! La carne. Si sente l'affumicato, E questo che è affumato, spegniamolo. Da. In casa, mi raccomando, accendete l'aspirazione, sì, se certo. Dovete fare una cosa del genere. Allora, andiamo a mettere nel piatto il nostro purè di patate. Proprio semplice, è fatto nella maniera più semplice. E cipolla. Eccolo qua. Ed andiamo a tagliare il coltello da uomo. Il coltello da uomo. Io voglio assaggiare bene questo purè perché mi incuriosisce. Che bella, guardate che bella. Perfetta. Perfettissima. Non sanguinolenta, rosa al punto giusto. Mamma, poi io sono carnivora in una maniera... La mangerei tutta. Eccola qua. Come vedete non c'è una fuoriuscita calda, di perfetta. Liquidi perché preriscaldando la carne... Adesso un pochino d'olio ce lo metti? Ma anche no. Ma lui non mette mai l'olio, guarda, anche l'altra volta sul... Un po' di sale grosso. Però questo sul polpo non mi avevi messo neanche un goccino d'olio. Per me è finito. Pronta. Stefano, una meraviglia. Stefano De Lorenzi, torna a trovarci, mi raccomando. Noi veniamo allo Zenzero. Abbiamo scaldato la carne 10 minuti in forno a 50 gradi, abbiamo tagliato le patate a pezzi, le abbiamo sbollentate per 15 minuti in acqua salata e intanto abbiamo affettato la cipolla. Abbiamo trasferito le patate e le cipolle con la salvia e il rosmarino in una teglia, abbiamo salato, condito con l'olio e cotto altri 15 minuti a 150 gradi. Abbiamo rosolato la carne su tutti i lati in una padella caldissima. Con un legnetto, un frangifiamma e una seconda padella abbiamo creato una camera di combustione per affumicare la carne e ce l'abbiamo tenuta dentro per 5 minuti. Abbiamo passato le patate e le cipolle per il purè, le abbiamo mantecate con un po' d'acqua di cottura delle patate. E adesso, in questo menù di Natale per principianti, però un piatto un po' più impegnativo, una lasagna la possiamo anche fare. Una lasagna semplice ai carciofi e prosciutto affumicato. Oggi siamo tutto sull'affumicato. Allora, i carciofi li facciamo rosolare con un pochino di burro. Io uso quello chiarificato così non devo aggiungere l'olio. Così, un pizzichino. Siamo stati così leggeri nella carne con poco condimento che qui, secondo me, possiamo anche un pochettino allargarci. Oh, questo applauso che nasce spontaneo in un pubblico di golosi. Due spicchiettini d'aglio. E qui mettiamo 5 carciofi. Allora, 5 carciofi, diciamo che 3 io li ho utilizzati qua, tagliati a spicchi per il ripieno, e uno l'ho tagliato sottile sottile, lo useremo dopo da friggere, da mettere sopra, ok? Quindi questi, sale, c'è l'aglio, mettiamo un mestolo di brodo, perché così rimangono più morbidi, devono proprio diventare morbidissimi questi carciofi, per cui dopo averli rosolati un po', li bagniamo con il brodo. Sto bagnando dappertutto, ma va bene, ma sì. Ok, coperchio, tanto sono partita bruciando le presine, quindi coperchio. Nel frattempo il nostro prosciutto affumicato, ovvero di Praga, 150 grammi, o lo tritate o lo tagliate anche al coltello, va benissimo. Io lo taglio così.
lo sminuzzo, ma non proprio frullato, non deve essere un patè, secondo me si deve sentire un pochino, quindi se lo lasciamo così è anche meglio. Oh, abbiamo ancora un sacco di cose buone da fare per queste lasagne, pochissima pubblicità e poi le facciamo insieme. Bentornati nella mia cucina! Menù di Natale per i principianti, lasagne ai carciofi. Nella pubblicità ho sostituito la mia padellata di carciofi ancora crudi con questi che sono stufati bene bene. E li spengo e li metto nel frullatore, perché questi diventeranno una crema. Gli altri li useremo per friggerli, quindi rimarranno con la loro consistenza. Ci metto anche un po' di sughino che non guasta. Aggiungo 100 g di mascarpone. Ragazzi, ti ho detto, siamo stati leggeri di qua. È Natale, comunque. E frulliamo. Sale non ne metto più. Abbiamo il prosciutto da una parte, la crema di carciofi, che se vi sembra troppo densa si può allungare con un pochino di brodo. Qui abbiamo la groviera grattugiata, se preferite usate il parmigiano, però secondo me ci sta. Lasagne all'uovo emiliane, le sottili, che sono ancora più sottili, quindi non si cuociono e esaltano proprio il sugo. Allora, incominciamo così, un po' di crema. A sporcare così le nostre lasagne, naturalmente. E andiamo avanti con crema prosciutto affumicato e un po' di fromage, cioè di groviera. E ancora lasagne. Mi raccomando, se usate la pasta all'uovo, controllate che sia fatta con le uova fresche. E avanti fino a esaurimento degli ingredienti. Ancora crema. Nel frattempo faccio scaldare l'olio per friggere i carciofi. Ancora prosciutto e ancora formaggio. Ok, l'ultima. Il prosciutto. Ma non facciamo proprio gratinare, appena appena un po' di formaggio e bagniamo il tutto con un po' di mestoli di brodo, perché la crema se no asciuga troppo, quindi io proprio ne metterei. Allora, 220 gradi, 10 minuti, perché poi quello che c'è nelle lasagne è già tutto cotto e abbiamo detto che queste sono lasagne sottili. Ecco qua. Nel frattempo andiamo a friggere i nostri carciofi, che abbiamo il carciofo, questo, che abbiamo tagliato sottile sottile. Lo infariniamo, li infariniamo le fettine, leggermente, così rimangono più croccanti. Posso farlo direttamente qua sui fornelli, così sporco tutti i fornelli. Così. Ok, allora tiriamo fuori i carciofi che cuociono proprio un attimo. Anzi, prima tiro fuori le lasagne, poi tiro fuori i carciofi. Le lasagne, quelle che hanno già cotto un 10 minuti. Ecco qua, guardate che belle. Non sono gratinate. Non sono particolarmente gratinate proprio perché sopra ci mettiamo i carciofi. Allora, andiamo a prendere i carciofi. Dobbiamo farli anche diventare più croccanti, però il tempo è tiranno e va bene lo stesso. Un pizzichino di sale e li mettiamo sopra. Intanto ricapitoliamo un po'
come abbiamo preparato questo piatto con i carciofi stufati, con un po' d'aglio e un pochino di burro. Poi l'abbiamo frullati con il mascarpone e abbiamo fatto gli strati di lasagna alternando la crema con il prosciutto di Praga e il groviera. Abbiamo fatto cuocere, nel frattempo l'altro carciofo l'abbiamo fritto e adesso lo stiamo mettendo sopra la lasagna. Tel chi, che bello! Un po' di pepe e via! Oh, anche il nostro Natale da principianti è pronto! Mi sono ustionata, ma va bene lo stesso! Ci vediamo alla prossima puntata!